sia la vera città. Abbiamo lavorato assolutamente con questo scopo, quello di rendere il museo un posto nel quale si conosce l'archeologia, si parla di archeologia, ma si sentono anche le favole, si leggono anche le favole. Il nostro target non è chiaramente lo studioso, almeno non soltanto lo studioso, che sicuramente troverà dei manufatti di particolare interesse dal punto di vista scientifico, ma è la gente che vuole conoscere il proprio territorio, gli abitanti di Francavilla, i ragazzi, i giovani e tutti quelli che hanno a cuore il loro patrimonio.